Dimissioni, depistaggi, la Commissione parlamentare sulle Ilarie Alpi sta navigando in una palude. Beh sì, la commissione parlamentare sulla morte di Ilaria Alpi poteva essere una grande occasione per arrivare finalmente, 10 anni dopo, alla verità sulla uccisione della giornalista del TG3 e del suo operatore Miran Hrovatin. E invece sta accadendo esattamente il contrario, cioè che anche quei brandelli di realtà, di verità, che sono stati trovati in questi 10 anni in inchieste dei magistrati, ma soprattutto di giornalisti che per 10 anni hanno cercato di battere soprattutto la pista dei rifiuti, dei traffici di rifiuti tra Italia e Africa e dei traffici di armi tra Italia, Africa e il resto del mondo, con anche ruoli piuttosto oscuri di alcuni faccendieri italiani che operano e operavano in Somalia, con uomini dei servizi segreti sempre nell'ambiente che controllano e guardano. Bene, dopo 10 anni tutto ciò si sta sgretolando e la commissione nelle mani di un personaggio che, come dire, ha un know-how da questo punto di vista, cioè l'avvocato Carlo Taormina. Si sta trasformando in una specie di grande luogo di rivisitazione della storia che sta partorendo il topolino della pista islamica. Cioè, Ilaria Alpi sarebbe stata uccisa non perché aveva scoperto traffici di armi e rifiuti, non perché aveva scoperto cose sporche nel ruolo della cooperazione italiana in Africa, non perché i servizi segreti avevano messo il naso in queste faccende, ma perché un giovane Osama Bin Laden alle prime armi, ancora nessuno aveva sentito parlare di lui, ma lui già era con delle sue basi in Somalia. Aveva già dei campi di allenamento, di addestramento dei suoi miliziani in Somalia e avrebbe anche ucciso questa giornalista italiana troppo curiosa. Questa è la pista su cui sta lavorando la Commissione parlamentare. Se porterà prove di questo, noi saremo ben contenti. Per ora ci sembra invece che stia soltanto azzerando le prove e gli elementi di conoscenza che per 10 anni sono stati portati su questo argomento. Taormina, che interesse avrebbe in tutto questo? E questo non voglio neanche rispondere a una domanda come questa. Io so che Taormina è comparso con un certo ruolo già nella commissione Telecom Serbia. E come dire, le carte sono state un po' buttate all'aria e ci sono state appunto grandi trucchi e invenzioni di piste stravaganti per quanto riguarda Telecom Serbia, cioè l'invenzione vera e propria di fatti che non esistevano. Qua ci sono personaggi dei servizi segreti che vengono a raccontare delle cose che completamente sollevano i servizi segreti italiani da ogni responsabilità. Mentre invece i giornalisti che vengono a raccontare che ci sono state manovre poco chiare, presenze dei nostri servizi di sicurezza, faccendieri e trafficanti che sul posto avevano affari poco chiari, beh, i giornalisti sono invece trattati malissimo, sono perquisiti all'alba, c'è proprio due pesi e due misure. C'è chi viene trattato come dicesse oro colato, solo per il ruolo istituzionale che gioca, e chi invece dalla sua ha 10 anni di inchieste, di lavoro su questo argomento e viene trattato come un malfattore a cui mandare i carabinieri all'alba per una perquisizione obbligatoria.